Si parte l'apertura il 18 novembre con Canzoni per due, due grandi mattatori, uno di una generazione e uno di un'altra. È un'operazione che abbiamo di comune accordo con Don Bacchi e Lorenzo Andreaggi, che è questo giovane interessantissimo, uno dei talenti nuovi più grandi di Firenze e provincia, insieme al grande Don Bacchi faranno questo concerto recital. Il cartellone si aprirà con uno spettacolo canoro che vedrà protagonisti il grande Don Bacchi, un nostro importante conterraneo che da oltre 60 anni alla ribalta nel mondo della musica, insieme a lui Lorenzo Andreaggi, astro nascente non solo del mondo della canzone, l'erede di Narciso Parigi, ma anche come regista cinematografico e teatrale. Tu sarai presente con due spettacoli, quello d'apertura, del quale diciamo subito la data, e i protagonisti, l'ho già detto, sarete tu e il grande Aldo Caponi da Santa Croce sull'Arno con le sue splendide canzoni che ancora sono degli evergreen. Esatto, degli evergreen. Sì, esatto, apriremo la stagione teatrale 2022-2023 del Teatro Aurora il 18 novembre con il concerto Canzoni per due, dove insieme a Don Bacchi canteremo le più belle canzoni, lui canterà le sue ovviamente, e io canterò quelle che Narciso Parigi portò al successo negli Stati Uniti, in America tra gli anni 40 e 60 con l'orchestra dal vivo. E poi il 13 gennaio tornerò all'Aurora perché abbiamo il Vizietto, insieme ad Alessandro Calonici saremo i protagonisti di questa famosissima commedia divertentissima, il Vizietto, la Cage Folle, dove siamo due omosessuali che si trovano in una situazione un po' particolare, insomma chi conosce il film sa poi com'è lo svolgersi della storia.